La storia digitale, in quanto concetto, è recente perché è stato per la prima volta detto da Edward Hayes. Edward Hayes è diventato poi da quel lì presidente dell'University of Virginia, è uno storico che ha fatto sicuramente il primo sito web importante con la volontà di dominare quello che si trova in rete, di dominarla e di portarla con le nuove tecnologie digitali della comunicazione al mestiere di storica. Ha fatto un sito straordinario che tutti conoscerete perché è il sito più citato, che si chiama The Valley of the Shadow. The Valley of the Shadow è la storia di un counties in Virginia diviso tra il nord e il sud durante la guerra civile. E che cosa fa Ayers? E chiama per la prima volta quello che sta facendo, mettendo in rete in un sito web, Digital History. Che cosa fa? Ci mette le fonti, ci mette la storiografia, ci mette le sue interpretazioni delle fonti e della storiografia, costruisce con i nuovi media delle mappe che si muovono, mette e chiede alla gente di dare della documentazione che possiede e orchestra tutto questo in un sito ipertestuale. Allora, non entrerò qui nella possibilità, nella capacità di disquisire su l'ipertestualità all'interno della storia, se c'è una struttura o meno ipertestuale com'è, e bisognerebbe avere due ore per poterlo fare. Vorrei segnalarvi qualcosa, ho detto Ayers per il 1999 per l'inizio del concetto. È stato fatto in dicembre, dunque facciamo bel salto, in dicembre 2012 negli Stati Uniti ancora, un rapporto assai straordinario che io vi consiglio di prendere in visione, ce l'avete qua. Se voi digitate Ithaca, vedete qua sulla diapositiva, cioè, c'è scritto in basso a destra sulla diapositiva Ithaca, se digitate questo in Google con i nomi degli otto, otterrete in inglese un rapporto straordinario sullo stato della scienza storica oggi negli Stati Uniti. Ma la scienza storica sono gli insegnanti, l'università, chi va a cercare i fondi, le biblioteche, gli archivi, rapporti alle biblioteche, le utenze di questi siti culturali. E tutto quello che cambia è dopo un elenco di best practice, di cose che ognuno nel suo settore, dall'insegnante di scuole all'università, al ricercatore, all'operatore dei beni culturali, al conservatore, quello che si occupa di parchi storici, dovrebbe fare per dominare questi cambiamenti digitali.